Regia, ci siamo? Dico solo questo, siamo al quinto telefono e ancora ha problemi. Ma chissà, ma... E niente, ormai l'ho presa a sorridere perché non c'è altro da fare. Questo video magari durerà di più degli altri perché ho sempre voluto fare dei video molto veloci, però questa volta mi sa che durerà all'infinito perché avrei tantissimo da raccontare, ma ovviamente cerco sempre di farla breve. Questo è il quinto che mi arriva dopo quattro altri dispositivi difettosi, che in realtà ci sarebbe anche questo difettoso, ma dei quattro, tre avevano problemi all'altoparlante e uno alla fotocamera. Questo mi sembrava a posto, tra l'altro, vabbè, parentesi, adesso siccome mi sono anche rotto, diciamo, le balle di andare a sorte con gli iPhone anche per quanto riguarda lo schermo, perché alcuni venivano, cioè, nella condizione accettabile, venivano un po' meglio, alcuni proprio orribili, ho preso in condizione ottimo e con la batteria nuova, così sono sicuro che è al 100%. Questo qui mi è venuto con un problema. Vabbè, l'altoparlante è sempre un po' che gracchia, non so. Ma adesso non riesco a capire se è un problema di tutti gli iPhone, ma è una cosa, cioè, è indecente, perché io avevo un S10 che in confronto ha un audio che è pazzesco, quindi non penso sia un problema dell'iPhone, ma sia proprio un... o che hanno sostituito l'altoparlante o che si è rovinato e non l'hanno sostituito, ma gracchia. E poi c'è un problema alla batteria, che praticamente, appunto, dichiaratamente è al 100% come capacità massima. Solo che quando si va a vedere l'effettiva performance, diciamo, arriva al 100%, tipo dai 70 e qualcosa più o meno, in maniera repentina, quando carica. Qua è rimasto in carica tutto il tempo, che era la notte, e guardate qua, tipo all'inizio della scarica, appunto, rimane un po' al 100% per qualche minuto e poi di colpo arriva ai 70 e qualcosa, circa, per cento. E poi c'è la scarica che va giù in maniera fluida e costante, c'è questo scalino, e quindi insomma è un altro difetto un difetto di questo iPhone. Ovviamente ho contattato Swappy, ormai li sto anche rompendo le scatole per mail, sto perdendo anch'io tanto tempo, però sono riuscito a ottenere uno sconto per un prossimo telefono e sono riuscito a far sì che mi arrivi prima quello, così non rimango senza telefono e questo lo mando indietro. Allora, devo dire, l'assistenza in sé è stata buona, perché comunque rispondono alle mail, vengono incontro anche queste richieste, anche in base a, diciamo, alla gravità della situazione. L'unica roba che non mi è piaciuta è che lo scorso telefono loro dovevano mandarmi i soldi questi giorni, invece che mandarmi i soldi mi hanno mandato un altro telefono. Io gli ho detto: ragazzi, ho chiesto il reso dei miei soldi e non un altro telefono in garanzia. Quindi oggi ho rispedito un altro telefono che se ne andrà tra qualche giorno. Quindi ci sono anche questi errori, insomma, anche nella comunicazione per mail. Stavo parlando con un operatore, poi ha iniziato a parlare con me un'altra persona che ovviamente non sapeva nulla di tutti questi problemi. Cioè, ci sono questi conflitti di informazioni per email, però comunque con la giusta insistenza si riesce, diciamo, ad ottenere assistenza, e quindi su questo devo dire che andava bene. L'unica roba è da capire, perché questa azienda palesemente ha investito, non so adesso i numeri, ma comunque palesemente ha investito su una pubblicità molto 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 positiva online, cosa per la quale, insomma, ho acquistato anch'io da loro, perché ero convinto al 100% di andare sul sicuro, non avere nessun problema con loro. Invece ho scoperto poi, appunto, che arrivano dispositivi in condizioni assurde e che, appunto, non sono l'unico, ma ho visto che ci sono diverse persone, anche ho visto su Trustpilot varie recensioni, insomma, di persone che dicevano che hanno avuto diversi problemi anche loro. Quindi ora, questa è la mia esperienza, semplicemente la mia esperienza personale. Sono al quinto iPhone, me ne arriverà un sesto e vedremo se il sesto finalmente sarà a posto. Quindi penso di aver detto tutto in maniera ovviamente riassuntiva, perché in realtà la cosa dura da un mese che sono lì che mando telefoni, email, reclami vari. Però insomma è successa una cosa curiosa, mi hanno dato per questo qua un codice sconto personalizzato con il mio nome di 50 euro. E diciamo, almeno da questo lato mi sono un po' venuto incontro, dall'altro, insomma, poi ho anche il dubbio che magari per il fatto che sto facendo anche questi video magari siano un po' preoccupati per la pubblicità negativa, e quindi insomma mi aspetto magari da voi, se avete avuto esperienze di questo tipo, scrivetele nei commenti, così apriamo anche una discussione, se magari
sono stato l'unico sfigato ad aver avuto questi problemi o se insomma magari si scopre che ci sono tantissime persone e quindi diciamo si va un po' a smascherare l'azienda su come vende i suoi prodotti. Quindi non è né una critica totale all'azienda, non è neanche fare il leccaculo per dire ah grazie mi avete fatto lo sconto, perché comunque a questo punto era anche dovuto, anche per tutto il tempo che ho perso alla fine, cioè non era neanche chissà che regalo. E quindi niente, speriamo di non vederci mai più in un prossimo video. Comunque sia, è un'azienda su cui stare attenti a queste cose, insomma sappiate che se volete comprare un iPhone di grado accettabile è meglio di no, perché davvero vi arrivano in condizioni abbastanza terribili. Vi va un po' a fortuna, quindi vi può arrivare un telefono abbastanza decente, a volte vi arriva proprio terribile, cioè piuttosto prendete dall'ottimo in su. Volendo, se potete guardare anche altre aziende meglio, perché ho visto anche delle offerte su non dico da chi, ma da altre aziende, però ormai sono dentro a sto tunnel qua. Faccio uso dell'assistenza di Swappy, ma in realtà io avrei potuto comprare anche a prezzo inferiore da un'altra azienda, quindi guardatevi intorno e vedremo come andrà questa storia. Grazie a tutti, buon proseguimento, ciao!